Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e in un nuovo video di greco antico naturalmente. In questa lezione accantono almeno per un pochino la grammatica e la lingua greca per parlare del mondo culturale greco in generale e della letteratura in particolare, quindi cos'è la letteratura, quando nasce, come nasce e soprattutto quali sono i generi con cui nasce la letteratura greca. E da questa lezione in poi desidero quindi fare alcune lezioni di letteratura. Per quale motivo? Beh, principalmente perché qualcuno di voi me l'ha chiesto e quindi è giusto accontentarlo, mi fa piacere. E anche perché amo molto la letteratura greca e quindi desidero condividere con voi tutto questo. Vi assicuro, è comunque un argomento molto interessante e assolutamente non noioso. In ogni caso, cominciamo la video lezione. Dunque, i greci si designavano non tanto come greci, termine che viene usato solo successivamente e forse quando entrano in contatto col mondo romano, ma si designavano come elleni, Hellenes in greco, ed Hellas, ovvero Ellade, la loro patria. E si designavano quindi in questa maniera dando a se stessi una identità e una unità. Però attenzione, solo linguistica e culturale, assolutamente non politica né territoriale. Come sapete dalla storia greca, che sicuramente conoscete o avrete studiato, i greci non sono praticamente mai stati uniti, ma sono sempre stati divisi in tante, chiamiamole città-stato, ovvero, per dirla in greco, appunto le poleis, che erano dei veri e propri stati autonomi, alcuni piccoli e deboli, altri molto grandi o comunque forti e potenti. In ogni caso, anche se non avevano questa identità comune dal punto di vista politico e territoriale, loro si sentivano appartenenti a una, chiamiamola nazione in senso lato, dal punto di vista linguistico e soprattutto culturale. E a questo proposito contrapponevano a se stessi i barbari, cioè tutti coloro che non parlavano la loro lingua e che quindi emettevano suoni incomprensibili e a volte appunto sgradevoli, i barbaroi appunto o barbaros al singolare, ovvero colui che dice barbar, che balbetta. Le prime e antichissime civiltà greche erano due principalmente, la civiltà minoica e la civiltà micenea. La prima si sviluppa nell'isola di Creta. E a lei sono collegati gli antichi e primissimi testi di Linearea, che però erano testi non letterari e quindi li lasciamo stare. Dall'altra parte invece abbiamo la civiltà micenea, che ha il suo caposaldo e il suo, diciamo, epicentro nella città di Micene e nell'Argolide in generale, e che si contraddistingue invece per la cosiddetta lineare B e per i primi testi letterari, ovvero, pensate un po', i poemi omerici, di cui parliamo fra poco. A un certo punto, ovvero nel XII secolo, anche la civiltà micenea scompare e comincerà quel periodo di decadenza, di buio, di cui non si sa praticamente quasi nulla, che quindi è chiamato Medioevo, ma Medioevo ellenico, che dura più o meno fino all'VIII secolo, chiaramente sempre avanti Cristo. Dall'VIII secolo in poi, pian piano, comincerà una grandissima ripresa economica e anche culturale, fino ad arrivare all'apice del V secolo, dove c'è davvero una civiltà molto fiorente, ricca, prospera e anche molto molto sviluppata dal punto di vista culturale e artistico, soprattutto nella città di Atene. È in questo periodo che comincia a tramontare la supremazia degli aristocratici e invece cominciano le prime tirannidi, nate non come potere e diciamo predominio della classe aristocratica, ma tutt'altro come sintomo di individualismo da parte di alcuni personaggi, magari non legati alla sfera aristocratica, ma ad altre classi sociali, anche se naturalmente sempre abbienti. E
si affermano proprio le poleif in questo periodo. Lasciando stare però la storia greca, dato che non intendo al momento parlarvi più di tanto di storia greca, pensiamo invece alla letteratura e alla lingua greca. Allora, vi avevo detto che riconoscevano una sorta di unità linguistica. In realtà il greco come lo conosciamo noi, fin dagli inizi è sempre stato diviso in tanti dialetti che naturalmente avevano delle basi comuni, ma che avevano anche delle notevoli differenze l'uno dall'altro. Quali dialetti? Allora, ve ne cito alcuni più importanti. Abbiamo per esempio il dialetto ionico, il dialetto dorico, il dialetto eolico, il dialetto attico, quello beotico, eccetera, eccetera. Vedete quanti sono? Ognuno aveva la sua particolarità linguistica e grammaticale e anche se a un certo punto si riconosce una sorta di coinè linguistica, è chiaro che questi dialetti sopravvivono perfino in letteratura, tanto che a parte alcune eccezioni o a parte il fatto che alcuni scrittori appartengono a un popolo e quindi a un dialetto piuttosto che a un altro, però diciamo che a ogni genere letterario corrispondeva un determinato dialetto. Ad esempio, il dialetto dorico era tipico della lirica corale, di cui vi parlerò, mentre il dialetto eolico era tipico della lirica sima, quella monodica. Se invece pensiamo al dialetto attico, quello era riservato ai dialoghi teatrali, ma soprattutto all'oratoria e alla prosa più matura. Quindi si può dire che ogni genere aveva il suo dialetto, anche se naturalmente, dicevo, ci sono delle eccezioni. A un certo punto si arriva però a una vera e propria coinè linguistica, soprattutto a partire da Alessandro Magno in poi, quando le poleis greche divise non esisteranno più, ma esisterà un unico grande regno, appunto quello di Alessandro Magno, che dà unità linguistica anche a questo popolo così diviso e così litigioso. Tornando ai generi letterari, come venivano fruiti? Ovvero, il pubblico era orale o c'erano anche i lettori? Allora, è chiaro che all'inizio si tratta soprattutto di tradizione orale e quindi se anche c'erano dei libri, questi poi venivano fruiti oralmente, ovvero venivano letti al pubblico che quindi ascoltava, era un pubblico di uditori. Ma a un certo punto ecco che si afferma anche il pubblico di scrittori. È chiaro che ben pochi sapevano leggere e scrivere e questi pochi appartenevano alle classi alte e quindi si tratta di un pubblico elitario. Ecco che la cosa dipende dai generi letterari, ovvero i generi che dovevano essere trasmessi a tutti quanti, a una vastissima popolazione e quindi alle classi meno elevate e meno istruite. Per esempio pensiamo all'epica, che voleva dire e raccontare delle storie anche se in modo leggendario e molto divertente. O ancora pensiamo al teatro, che non era assolutamente elitario nell'antica Grecia, ma riguardava tutta la popolazione, anzi tutti quanti potevano e addirittura dovevano andare a teatro. Ma farò più avanti un video riguardante proprio il teatro classico. Quindi epica e teatro avevano una fruizione orale, in quanto anche se nascevano come testo scritto, è chiaro che poi venivano recitati nel caso del teatro, letti o tramandati a voce e quindi ascoltati da un pubblico di uditori nel caso dell'epica. Invece altri generi, come poteva essere per esempio la lirica sia monodica che corale, hanno un pubblico elitario ristretto e vengono fruiti quasi da subito come testi scritti da un pubblico quindi di lettori individuali come potremmo essere noi. Ma come comincia tutto questo? Come comincia la letteratura greca? La letteratura greca comincia con l'epica. Allora, a questo proposito, se vi ricordate, io ho già fatto dei video proprio di epica,
mitologia ed epica, in cui parlavo dell'epica in generale, dicendo che cos'è l'epica, dicendo in breve i concetti principali dell'epica, per esempio spiegando appunto che cos'è l'epos, come comincia per esempio il proemio, oppure il linguaggio tipico dell'epos, ricco di similitudini, epiteti, patronimici, o ancora di cosa parla. Quindi vi rimando a quei video in cui ho appunto raccontato le parole chiave dell'epica, ma ho anche raccontato qualcosina dei primi poemi epici. E quali sono? Sono naturalmente i poemi omerici, e quindi vi rimando anche al video che ho fatto su Iliade, e prossimamente farò un video anche sull'Odissea, e quindi vi rimando a Omero. Ma a proposito di Omero, a lui sono attribuiti, non si sa quanto realmente, non solo Iliade e Odissea, che naturalmente sono i poemi più famosi, ma anche qualcos'altro, per esempio gli inni sacri. Ecco, è proprio in un inno che c'è un poeta, l'autore dell'inno appunto, che si definisce il poeta cieco di Chio, e quindi Omero. Sull'identità di Omero mi fermo qui perché, come sapete, ancora non si sa nulla, però è chiaro che da questa frase si capiva che c'era un poeta appunto cieco che si diceva essere di Chio. E se la tradizione antica afferma e conferma tutto questo, ovvero riguardo la cecità di Omero appunto e la paternità dei poemi appunto omerici nonché degli inni sacri, non è vero invece i suoi natali, in quanto qualcuno dice che di Chio, qualcun altro dice che di un'altra città, diciamo che si litigavano la paternità del celebre poeta. Ma Omero, oltre che Iliade, Odissea e inni sacri, dovrebbe essere stato l'autore anche di altri poemetti più leggeri, più divertenti, più ironici. Ve ne dico uno che è il più famoso, la Batracomiomachia, termine difficilissimo, che indica semplicemente la battaglia delle rane e dei topi. Magari qualcuno lo conosce perché, avendo studiato in letteratura italiana Giacomo Leopardi, altro celebre poeta, avrà appunto letto l'opera che ha fatto lui a proposito della Batracomiomachia omerica. Ma non c'è solo Omero nell'epica, c'è anche Esiodo, un altro scrittore molto importante, molto famoso, anche se magari non così conosciuto come il già citato Omero. E di Esiodo, delle sue opere e dei suoi concetti principali della sua poetica vi parlerò meglio nel prossimo video. Quindi alla prossima, arrivederci, mi raccomando, iscrivetevi, ciao!